Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, ragazzi miei, intanto come sempre, buongiorno, buongiorno a tutti, ben svegliati, lo so che siete sul tragitto ragazzi, chi sul pullman, chi sulla moto, chi sullo shuttle, che state andando a scuola, quindi vi auguro ovviamente una meravigliosa giornata. Beh ragazzi, oggi abbiamo un sacco di cose da vedere e una roba allucinante, interessantissima, pazzesca ragazzi. Intanto, mentre stiamo sorvolando la nostra mappa di Fortnite, vediamo com'è pazzesco, con quale velocità rispetto ragazzi al video di ieri, il cubo si è spostato. Mamma mia ragazzi, mancano solo 11 giorni alla fine della season numero 5 e questo cubazzo deve ancora stampare due rune. Vedete ragazzi? Una, due, tre, quattro, cinque. Dove stamperà la sesta runa? Non lo sappiamo. Probabilmente, secondo me, tra passatempi pomposi e il motel. Si sta dirigendo di qua. Terminerà poi la sua corsa, come già stiamo vedendo e come molti stanno ogni giorno sempre di più affermando, là a Loot Lake. E a Loot Lake, ragazzi, ne succederanno veramente di cotte e di crude. Come abbiamo visto, potrebbero succedere due cose incredibili che sembrano le più fondate. La parte numero uno, quella che oramai abbiamo capito essere integrante della season numero 6, sarà tutto a tema malvagio ragazzi, quindi ovviamente il cubo avrà degli effetti indelebili sulla nostra mappa, sia per quello che riguarda sulla struttura, sulla morfologia della nostra mappa, sia per quello che riguarda, sembrerebbe, le nostre skin. Avete visto ragazzi nel wallpaper quello che è uscito come regalo della settimana numero 9, che c'è il bombarolo lucente che tocca il cubo e dall'altra parte c'è un altro bombarolo lucente, ma molto molto malvagio. Noi proviamo ad avvicinarci, ma più che respingerci il cubo non fa, quindi non sappiamo ancora bene quello che ci dovrà aspettare da questo ammasso viola allucinante, incredibile, che è arrivato su Fortnite per mezzo della crepa. Ve la ricordate la crepa che c'era nel cielo? E chi lo sa quando scomparirà. Però ragazzi, c'è un'altra teoria molto interessante che è stata un pochettino portata avanti da youtuber più o meno famosi, me compreso, che è la teoria del vulcano. Sembrerebbe ragazzi che sia veramente così. Sembrerebbe che il cubo creerà un possibile vulcano che erutterà addirittura prima di dare il via alla season numero 6. Come faccio ad essere certo di questo? Io un'immagine ce l'ho, ragazzi, ma qua veramente. Se siete in pullman, mi tengo, se siete in macchina, mi tengo, se siete a casa, mi tengo, mi raccomando, attenzione ragazzi, state pronti perché questa è tosta, raga. 3, 2, 1, SBROO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 
Numero 1, non è un fotomontaggio. Non è un fotomontaggio perché è una fotografia, come vedete dalla qualità dell'immagine, spero la stiate vedendo grande quanto la vedo io, è un utente che ha a cui è successo questo bug, questo glitch, e che ha fotografato subito lo schermo del PC o della PlayStation, adesso non so, stavo giocando con la Xbox, stavo giocando, lo vedo dai tasti che sono settati nella parte in basso a destra, che ha fotografato lo schermo, e ragazzi, quello che vediamo è assolutamente pazzesco. Sembra che nella montagna principale, che sarebbe, andiamo a vederla assieme la montagna principale, mi puoi ammazzare cubo del cubo, sei veramente un brutto cubo, sei brutto cubo brutto, aspetta un attimo, no, porca di quella, aspetta un momento, non riesco a buildare sul cubo, un momento, sembrerebbe ragazzi che nella montagna quella in alto, quella centrale, non,
Mi stai prendendo per il cubo. Scusa un attimo. Ma non posso fare 2000 costruzioni per salire sul cubo. Aspetta un momento. Ma porca di quella. Aspetta un momento. Ci siamo. Finiti i materiali, GG. Vabbè, la montagna qua. Non ho veramente parole. Vediamo se riusciamo a vederla da qua. Ovviamente non la possiamo. Porco Giuda. La fenditura, prendi la fenditura, prendi la fenditura. Devo sempre finire così i miei video. La montagna, quella alta, centrale, che è... Dove cacchio è? Eccola là. Quella là davanti, ragazzi. Quella che sta dove c'è il magazzino Muffito, lo sprofondo stantio, ricoperta di lava che scende. È allucinante, ragazzi. Vuoi dire che per caso succede qualcosa a questa montagna? E non sarebbe neanche così sbagliato, perché, ragazzi, è vicino a una parte calda della mappa, quella praticamente relativa ai passatempi pomposi, che sono stati oggetto di un sacco di roba che è successa su Fortnite. Ma non è tutto, raga, non è tutto. Guarda qui, Sbronk, lo stesso utente, ragazzi, spostandosi. Quello è, dovrebbe essere Borgo Bislacco, vista così mi sembra il borgo. Porco Giuda, di nuovo glitch pesantissimo. La cosa che mi fa paura, ragazzi, è appunto vedere le colatine di lava nella parte lì del bordo, no? In poche parole, eccola qua la montagna che vi stavo, cioè eccola qua, non la potete vedere perché c'è Porco Giuda la foto, questa qua che vi stavo dicendo. Allucinante, raga, questa immagine è allucinante, raga, perché si vede benissimo che è una fotografia, quindi non è fatto a PC, non è un fotomontaggio, è una foto di un glitch che è successo. E Porco Giuda, si vede di nuovo lava che scende dai bordi di pietra della nostra cacchio di Borgo Bislacco. Ed è allucinante perché, ragazzi, potrebbe voler dire veramente che ci sarà della lava su Fortnite con l'arrivo della season, cioè i cappelli che scendono, con l'arrivo della season numero 6. Ma non è finita qua, ragazzi, perché le novità ce ne sono ancora. Volevo volevo parlarne insieme a voi. Intanto, ragazzi, qua sotto nei commenti, Porco Giuda, ragazzi, non mi potete non dire nei commenti cosa ne pensate di queste due immagini allucinanti, raga. Volevo parlare con voi delle nuovissime sfide che tra poche ore saranno disponibili, le sfide della settimana numero 10, le ultime, ragazzi. Sfida numero 1, ragazzi, consuma delle mele o dei funghi per un totale di 20 5 stelline del pass battaglia. Numero 2, ragazzi, sempre da 5, apri 7 forzieri a Borgo Bislacco. Quindi, ragazzi, easy, vi farò vedere ovviamente poi le top location per i forzieri al Borgo Bislacco. Andiamo avanti, infliggi danni agli avversari. Niente di prepotente, niente di difficile, non ci sono armi specifiche. 5000 danni in totale da infliggere agli avversari. Cerca tra un ponte coperto, una cascata e un green. Non ho capito sto green che cosa dovrebbe essere, ma è una missione da 10 stelline del pass battaglia o 1000 punti esperienza se avete già completato tutte le altre sfide. Sfidozza progressiva come quelle che abbiamo già visto. Sfida numero 1, elimina un nemico a Parco Pacifico. Poi dovremo vedere dove saranno le altre 4 location per killare i nemici. E ragazzi, per chiudere, un'altra sfida da 10 interessantissima che vi mostrerò ovviamente prima che escano le sfide sul canale. Cerca dei pezzi, dei puzzle nei seminterrati. E noi, ragazzi, i puzzle ce li abbiamo, li avevamo trovati tantissimo tempo fa. Eccolo qua, questo è il primo pezzo del puzzle, ragazzi. Ce ne sono 10, se non ricordo male, da trovare. Chissà, chissà che cosa ci mostreranno. Questo primo pezzo ci fa vedere una freccia e il mistero. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Un bel pollicione in su, soprattutto per la lava. Iscrivetevi in tantissimi al canale e commentate qui sotto che cacchio vi sembra, secondo voi, quella lava che abbiamo visto.
Noi ci vediamo alle 13 in live. Ciao!